Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: momenti bui per Ginevra Lamborghini, dopo la bruciante squalifica, arriva l'agonia pubblica. Levata di scudi per lei. La giovane ereditiera di casa Lamborghini ha vissuto momenti di pesante sconforto durante l'ultimo prime time del GF VIP. Ginevra, infatti, è stata designata dagli autori come la principale responsabile per il ritiro dal gioco di Marco Bellavia. I vipponi sono stati accusati di aver isolato e discriminato l'ex conduttore di Bim Bum Bam, peggiorando il decorso della sua severa depressione. La rampolla ha accolto la notizia della squalifica tra le lacrime, e costernata ha guadagnato lo studio di Canale 5, accolta da un altrettanto dispiaciuto Alfonso Signorini. Le sue calde lacrime non sono bastate per sedare il furore popolare. Da giorni su Twitter l'hashtag cancelletto Io sto con Bellavia dominava il ranking dei trend, spopolando su tutti i social. Milioni di post e tweet al vetriolo si sono riversati sui profili privati di Ginevra Lamborghini, costringendola a limitare gli account. La stessa ereditiera aveva confessato di temere sopra ogni cosa il giudizio del pubblico sovrano. Ad intervenire, questa volta, è stata la madre Luisa Peterlongo. Arriva dunque la cavalleria per Ginevra Lamborghini. Sua madre, Luisa Peterlongo, ha scritto una lunga missiva indirizzata agli haters, commentando: "Sono la mamma di Ginevra, e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo. È stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente". Luisa Peterlongo ha quindi proseguito: "Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma, però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un'anima buona, ma ha sbagliato, ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali. Gli stessi che si indignano gridando no al bullismo. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone, ma per ora vedo solo odio e ipocrisia". L'iniziativa si è rivelata alquanto controproducente. Sotto al post di Luisa Peterlongo si sono moltiplicate ulteriori accuse e frecciatine al vetriolo indirizzate alla figlia. La madre dell'ex vippona ha reagito con amarezza, indirizzando agli haters un ultimo post: "Basta. Sono davvero stanca. Quanto odio. Tutti che sentenziano, che condannano. Quanta cattiveria e veleno. Sì, ho sbagliato anch'io. Ho sbagliato ad esprimere un mio parere". Lascio a voi lo spazio per sbranarvi a vicenda. Io non ne posso più e preferisco il silenzio. La famiglia Lamborghini è stata ultimamente nel mirino dell'opinione pubblica, prima a causa della frattura tra Elettra e Ginevra, e infine per le accuse di bullismo mosse a quest'ultima. Riusciranno l'ereditiera e i suoi familiari a trovare un po' di pace dal fragore dei social e dei media nazionali? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.